L'Istituto Professionale Edile di Bologna è un ente di formazione accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e selezionato per erogare percorsi di istruzione professionale per la qualifica di operatore edile alle strutture. Cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, la qualifica è rivolta ai giovani tra i 15 e i 18 anni che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro. La durata del percorso è di 2 anni e comprende l'acquisizione in aula di conoscenze di base, tecniche, linguistiche, matematiche, storico-sociali ed economiche. Il tutto, e qui sta la particolarità di questa scuola, integrato e consolidato da attività pratiche svolte in laboratorio e da 4 periodi di stage in aziende edili del territorio. Imparando il valore della sicurezza in cantiere e dello stare in squadra, durante il biennio di istruzione e formazione professionale i ragazzi potranno misurarsi con il lavoro pratico, che, lo ricordiamo, non è solo quello di muratore ma anche di cartongessista, decoratore, imbianchino e piastrellista. Per capire meglio come si svolga l'istruzione all'interno dell'IPLE, quale sia l'offerta formativa e cosa leghi allievi e docenti, abbiamo raccolto alcune interviste durante una mattina di scuola. Insegnare in una scuola come IPLE, che cosa significa? Insegnare in una scuola come IPLE ti lascia molta libertà, nel senso che essendo appunto un percorso un po' in evoluzione, sia quello dei ragazzi sia quello sulla didattica, ti offre un po' la libertà di stare vicino a loro e di accompagnarli, quindi un po' una didattica in movimento, in costruzione, sicuramente molto legata alla pratica, perché il fine di questi ragazzi comunque è di trovare un lavoro, di inserirsi in un mondo del lavoro. Quindi sicuramente c'è la componente di poter fare, una didattica del fare, in evoluzione. E questo sicuramente aiuta i ragazzi, li svincola un po' da quelli che sono percorsi più tradizionali, legati quindi a un libro di testo. Ed è sicuramente uno stimolo. Per i docenti lascia più spazio alla creatività. C'è un legame forte tra quelle che sono le materie teoriche e quelle che sono le materie pratiche. Quindi a livello di formazione i ragazzi sono, alla fine di questo biennio, sono pronti per entrare appunto nel mondo del lavoro in ambito cantieristico. Hanno delle conoscenze che vanno dalla sicurezza alle capacità pratiche, organizzative e spesso anche tecniche. Il percorso che farebbero in molti anni probabilmente, sempre avendo la fortuna di avere degli ottimi maestri in cantiere, in questa scuola è ridotto a 2 anni e con degli ottimi risultati. Parliamo dell'importanza quindi di questa scuola anche dal lato umano per i ragazzi ma anche per i docenti. Certo, il lato umano è uno dei fattori diciamo più importanti, perché attraverso diciamo il rapporto emotivo con i ragazzi si riescono anche a far passare poi i concetti tecnici. Diciamo che senza un vero rapporto di fiducia tra docente e allievo, fondamentalmente il concetto tecnico, il sapere non si riesce a trasmettere, ecco. Quindi questa è la prima cosa che un docente deve fare in questo tipo di contesti, è proprio allacciare quel rapporto di fiducia che c'è tra un adulto e un ragazzino. Noi cerchiamo di far capire ai ragazzi che il contesto a scuola è molto simile a un contesto lavorativo in cui ci sono delle regole, in cui ci vuole diciamo, il rispetto delle persone e di alcune convenzioni. E questo poi speriamo li aiuterà poi nel futuro, perché comunque lavorando in un gruppo ci dovrà essere rispetto appunto della persona ma anche proprio del contesto in cui si lavora. Da docente che li accompagna in questo percorso, come li vede maturati e cambiati nel corso del tempo? Assolutamente molto maturati, soprattutto non tanto in quelli che sono gli aspetti tecnici o pratici meglio, ma in quello che riguarda la sensibilità appunto verso l'aspetto della sicurezza, la capacità di lavorare in squadre, in gruppo, perché il nostro mestiere prevede appunto che si lavori sempre con qualcuno, e la capacità di rapportarsi appunto nel mondo del lavoro con quella scala gerarchica che comunque c'è, che prevede sicuramente degli ingegneri, il direttore dei lavori, dei capisquadre, dei capocantieri, e quindi rapportarsi ad ogni livello in modo sicuramente professionale.
La risposta è sì, esistono già alcuni prototipi in giro per il mondo, in alcuni paesi sono state già realizzate delle case interamente stampate, ovviamente utilizzando stampanti particolari che hanno dimensioni più grandi della casa stessa. Si tratta ancora di edifici comunque limitati come dimensione e anche come complessità. Pur avendo un grandissimo vantaggio la stampa 3D, permette di creare e di costruire forme molto complesse che con i metodi e le tecniche tradizionali risultano spesso difficili. Siamo ancora agli inizi però. Quello che già c'è e che viene fatto in modo abbastanza quasi normale oramai sono pannelli, componenti edilizi che vengono stampati utilizzando le stampanti 3D e probabilmente in futuro assisteremo a una trasformazione del settore edile e del modo in cui le case vengono realizzate. Lasceremo al futuro la risposta. Quest'anno abbiamo due classi con tantissimi ragazzi stranieri, quindi per noi è un'esperienza abbastanza nuova, anche se l'edilizia è abituata a avere ragazzi stranieri nel settore. Ci sono difficoltà nuove che affrontiamo però con gioia, perché è sempre una sfida lavorare con i ragazzi ed è una cosa molto molto bella. In Iple è appunto anche l'insegnamento dell'italiano rivolto agli stranieri, quindi un'opportunità in più che offre questa scuola. In questo mondo in cambiamento dove comunque l'intercultura, la presenza degli stranieri è una caratteristica che sarà sempre più costante e anche noi insomma ci stiamo un po' aggiornando e siamo al passo coi tempi, quindi sicuramente da un lato la didattica, perché questi ragazzi comunque hanno l'esigenza di entrare nel mondo del lavoro in Italia con delle basi, quindi con delle nozioni di italiano, devono sapersi far capire, devono capire quello che viene loro chiesto. Dall'altro lato c'è anche tutta la fetta che riguarda l'accoglienza di questi ragazzi, catapultati in un mondo totalmente diverso da loro, dove ci sono nuove regole, c'è una nuova lingua, c'è una nuova cultura, ci sono nuovi usi e costumi che loro devono imparare. Questi ragazzi apprendono con facilità oppure hanno delle resistenze, sia per la lingua che per la cultura? Da un lato c'è questo slancio, questa curiosità, la voglia di imparare un mestiere in un contesto. Dall'altro lato c'è comunque la difficoltà di stare dentro a questo contesto, perché è comunque fatto di regole, è fatto di frequenze, è fatto di nuova lingua e quindi bisogna accompagnarli, vanno affiancati in questo lavoro, ed è un lavoro che si fa insieme e questo è un po' il bello insomma che secondo me poi Iple offre molto, perché sia i docenti che i compagni comunque è un percorso che si fa insieme a loro. Per chi ce la fa e per chi comunque ci mette tutto il cuore e l'impegno sono soddisfazioni grandi sia da parte nostra che vediamo anche da parte delle aziende che poi li accolgono in stage, in tirocinio, quindi noi siamo sicuramente soddisfatti. Abbiamo dei progetti sempre nuovi a scuola, abbiamo un docente che quest'anno farà un laboratorio di grammatica e di italiano attraverso l'hip hop e attraverso il rap, per cui cerchiamo di invogliare i ragazzi a ritornare a studiare anche l'italiano e a capire l'importanza che ha nel mondo del lavoro, però in modo molto molto più divertente e, come dire, meno tradizionale. Allora, noi stiamo facendo un laboratorio appunto di italiano sulle competenze di comunicazione e sulle competenze linguistiche. È un laboratorio di italiano però sfruttando una chiave hip hop, una chiave di scrittura rap, quindi una chiave di scrittura creativa nell'ambito della cultura hip hop. I ragazzi con me visualizzeranno dei video, ascolteranno varie basi musicali e andranno a scrivere una canzone in maniera sia collettiva che individuale, e questo sarà anche un pretesto per analizzare vari aspetti della lingua italiana e della comunicazione, quindi c'è modo di studiare appunto le rime, le assonanze, ci sarà un lavoro sulle figure retoriche
ed è un modo appunto anche per riflettere sui temi di cui andremo a parlare e sui temi trattati nelle canzoni e nei video proposti e sui temi un po' più ricorrenti della cultura hip hop. Ecco, al momento i ragazzi, com'è la loro risposta? Si stanno un po' lasciando andare? Beh, al momento i ragazzi ovviamente alcuni si lasciano andare, altri sono in osservazione. Quello che cerco di fare è di metterli in comunicazione fra di loro tramite un codice o un modo di comunicare che per loro non è consueto. La forza del rap è anche l'autonarrazione, il fatto di poter narrare di se stessi in chiave artistica, ed essendo un'autonarrazione semplice e spontanea è abbastanza alla portata di tutti. Allora Mattia, Liple, che valori ti dà? Ma è una bella scuola, aiuta molto a trovare lavoro anche, e lo consiglierei a uno come me che non piace tanto teoria ma molta pratica. Quando finisci di costruire guardi alla fine il tuo risultato e ne sei soddisfatto, sei venuto anche bene. Quando lavori, fai questo mestiere qui, porti a termine un lavoro, ti dà delle grandi soddisfazioni questo lavoro rispetto ad altri. Come ha detto lui, mi piace più una materia di praticità, quindi ho scelto questa scuola per questo e la consiglio alle persone che gli piace lavorare con manualità. Ci stanno facendo capire anche come ci si deve comportare in cantiere, gli atteggiamenti che bisogna avere, i dispositivi di sicurezza. È una bella scuola, si fa pratica, a me piace fare pratica. Bene, ad esempio le cose che vediamo qui alle nostre spalle le avete fatte voi? Sì, un muro con l'arco sopra. Io sono qui da poco, però è molto bella, ci si diverte un sacco. Bene, quindi al lavoro si unisce anche un po' il divertimento e il bello dello stare in gruppo. Sì. Che questa scuola unisce molto, perché lavorando anche qui, inizialmente abbiamo lavorato in coppia, per cui devi capire anche un po' come... cioè con chi lavori, sei più bravo, meno bravo, così. Però unisce anche questa scuola. Mi trovo bene. All'inizio, cioè visto che è una scuola con anche degli stranieri, magari all'inizio è un po' difficile capire la lingua, però col passare del tempo si fa subito amicizia, si sta in gruppo, tranquilli. Capita di rivedere dopo tanti anni magari alunni appunto che sono usciti tempo fa da questa scuola, e se sì, cosa si riprova? Sì, allora capita, troviamo delle persone diverse, fondamentalmente molto diverse anche da come le abbiamo lasciate. A volte ho riflettuto su questo e mi viene da pensare che noi in realtà non vediamo tante differenze dall'inizio alla fine di questo percorso, ma le potremmo apprezzare se li continuassimo ad osservare dopo. Secondo me noi in qualche modo gli diamo un po' di strumenti, piantiamo qualche seme nel terreno. In realtà il germoglio avviene dopo un po' di tempo, però vedo in queste persone che incontro ogni tanto proprio questo germoglio che è cresciuto, e a me fa molto piacere perché li vedo più maturati. Quando ci parlo in qualche modo capisco che loro hanno quei concetti che abbiamo provato a trasmettere con tanta fatica, hanno in realtà attecchito, e quindi questa è una grande soddisfazione. Siamo presenti sul mondo del web in più forme, per cui abbiamo una pagina Facebook a Istituto Professionale Dile, abbiamo una pagina LinkedIn sempre con lo stesso nome, abbiamo una pagina su Google+, che è il social di Google, ormai insomma piuttosto noto, e sul nostro sito internet ovviamente ci sono tutte le informazioni sempre aggiornatissime. Noi consigliamo di venire a visitare la scuola perché è proprio il modo migliore per entrare in contatto con noi. Dico ai ragazzi sempre che occorre avere un po' una scintilla: se nelle visite che facciamo loro percepiscono qualcosa, allora forse questo è un settore giusto che si può veramente molto amare. L'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza da martedì 22 maggio il corso per addetto alla conduzione di gru a torre, rotazione in alto e in basso. Da martedì 23 maggio vi segnaliamo i corsi di aggiornamento, formazione e addestramento sui dispositivi di protezione individuale anticaduta. Da lunedì 28 maggio aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 8, l'infortunio in cantieri, i costi dell'infortunio.
Vi segnaliamo inoltre il convegno gratuito Nuova Legge Regione Emilia-Romagna numero 24 del 2017 sulla tutela e l'uso del territorio, che IPLE organizza mercoledì 23 maggio 2018 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Savoia Hotel Regency in via del Pilastro 2 a Bologna. Si parlerà della nuova legge urbanistica regionale in vigore dal 1 gennaio 2018, con approfondimenti sui nuovi strumenti di pianificazione e sui temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica del nostro territorio. Per partecipare è obbligatorio iscriversi online nella sezione seminari del sito www.edili.com, dove si possono trovare ulteriori dettagli e il programma completo del convegno.